Il Festival Francescano si è aperto con un convegno storico sulle stigmate di San Francesco, a 800 anni dall'evento che segnò in maniera definitiva l'esperienza spirituale del santo nel suo rapporto con Cristo. Jacques Dallaran, medievalista, che nel 2015 identificò il testo fino ad allora ritenuto perduto di una biografia di Francesco di Tommaso da Celano, analizzando tutti i documenti coevi disponibili, afferma la innegabile presenza di questi segni nel suo corpo, mentre è più difficile avere la certezza di quanto è effettivamente accaduto nel momento in cui si sono manifestati, data anche la forte reticenza dello stesso Francesco nel parlarne. Da storico guardo le fonti e, partendo dalle fonti, posso dire sì, le testimonianze sono tante concordanti sul fondo, che non si può negare la presenza delle cicatrici. E siccome questi chiodi sono chiodi di carne e non un buco, le ferite non sono state fatte sul cadavere. Francesco le aveva mentre era vivo. Dopodiché, sull'evento della stigmatizzazione, lui non ne voleva parlare. Quindi possiamo immaginare, possiamo meditare, ma rivelare una verità storica è molto più complicato. Quindi io mi fermo al limite delle mie competenze. L'unica volta in cui la parola stigmate compare nel Nuovo Testamento è nella lettera ai Galati, dove San Paolo afferma di portare le stigmate di Gesù nel suo corpo. Stigma è parola greca che proviene dal verbo stizo, che significa pungere, marchiare, e identifica spesso i segni prodotti per marchiare gli schiavi. Mentre nel Vangelo di Giovanni, nell'episodio della incredulità di Tommaso, si usa il vocabolo typon, spesso tradotto con segni, che significa letteralmente modello, forma, figura. Probabilmente Paolo si riferisce nella sua lettera ai segni fisici delle sue catene, delle percosse, dei naufragi subiti per la causa del Vangelo, e probabilmente fu proprio l'esperienza di San Francesco che portò all'associazione di questo vocabolo con i segni fisici della crocifissione di Gesù. E l'Epistola ai Galati è un testo fondamentale, letto e riletto nel 200, nel momento della vita di Francesco. E tutti vogliono incorporarsi a Cristo. È il momento in cui hanno scoperto la storicità della storia di Cristo con i viaggi verso l'Oriente. Qual era il senso della parola nell'Epistola di San Paolo? Se era il senso di ferite, allora lui fu il primo stigmatizzato. Era qualcosa di diverso? Ma sicuramente l'assimilazione, stigmate, ferite, cicatrici, è un fenomeno francescano. E perché dico che lui ha influsso su tutta la nostra visione anche di Cristo, tutto sommato. Pierluigi Licciardello, ricercatore dell'Alma Mater, ha inquadrato gli elementi storici del rapporto tra Francesco e il Monte Alverna. Rosa Giorgi, conservatrice del Museo dei Beni Culturali Cappuccini di Milano, ha analizzato la produzione artistica relativa alle stigmate di Francesco, mentre Pietro Del Corno, anch'egli ricercatore all'Alma Mater, ha studiato l'influsso delle stigmate nella predicazione francescana. Di persone con le stigmate del Medioevo ce ne sono tante, santi e sante che hanno segni della passione e che vengono visti come una immersione totalizzante nel faccia a faccia con Cristo. E in realtà anche i francescani fanno un gioco ambiguo, possiamo dire così. Da una parte cercano di dire che quello che è successo a Francesco è unico, inimitabile, lo separa da tutti gli altri, ma poi spesso nel discorso che potremmo dire pastorale, di evangelizzazione, propongono un posizionarsi come Francesco davanti al Serafino, al Cristo crocifisso, e appunto imitarlo con una condotta di vita che diventa quella di incontrare un amore trasformante, totalizzante, come è stato come Francesco.